con te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un nuovo materiale, un materiale homemade, un collante nuovo che in realtà in commercio già esiste col nome di Mod Podge. La Mod Podge è una colla molto conosciuta in America, negli Stati Uniti e in Inghilterra per quanto concerne le discipline legate al decoupage, allo scrapbooking. È una colla che ha un triplice effetto: un effetto incollante, un effetto protettivo e un effetto impermeabile del supporto su cui viene stesa. Ho voluto creare la mia Mod Podge, la Bob Podge, già che il mio soprannome a casa è Bob. No, scherzo, la Omb Podge, chiamiamola così, la Omb Podge. Speriamo abbia lo stesso effetto. Da quello che ho potuto vedere dai metodi di utilizzo sui video americani a quello che ho potuto sperimentare in questi pochi giorni avendola sotto mano, direi che la mia formula è molto molto simile. Sicuramente non è la stessa, quindi sarà una simil Mod Podge homemade naturalmente, però se incrociando le dita mi arriveranno le Mod Podge, state tranquilli che le proverò per voi e poi ve le farò provare regalandovele. Intanto spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra Mod Podge. Ed eccoci pronti per preparare la nostra simil Mod Podge. Naturalmente io dico Mod Podge, ma effettivamente non so, non avendo mai avuto tra le mani una Mod Podge, se la consistenza o gli ingredienti che ci sono nella Mod Podge sono gli stessi. So soltanto che guardando molti video online, l'effetto che si riesce a ottenere con la Mod Podge si ottiene anche con questa mia colla, con la ricetta di questa colla che vi sto per dare. Quindi naturalmente, per farvi capire il concetto, la associo a quella colla, ma non è naturalmente quella colla, che spero di poter provare per dirvi se effettivamente è simile, oppure se qualcuno di voi ce l'ha, vi provi anche questa e ditemi quanto simile sia. Sicuramente le stesse cose che fa quella riesce a fare anche questa, almeno per quello che ho potuto vedere dai vari video. Poi se abbia altre proprietà miracolose non lo so proprio. Cosa ci serve? Semplicemente della Vinavil, della colla vinilica, adesso poi vi dico le quantità, poi del semplicissimo flatting all'acqua o qualunque vernice per finitura all'acqua voi abbiate. Io l'ho presa matte. A seconda del finish in cui scegliete il flatting, automaticamente avrete il finish di questa colla che andremo a fare. Io preferisco la matte in assoluto, perché anche per quello che bisogna fare, vi anticipo solo che con questa colla si possono trasferire anche le immagini, quindi pensate un po', matte la trovo più idonea e più versatile, anche se, perché se poi voglio un finish lucido satinato basta passare una vernice di questo tipo ulteriore al di sopra di tutto il manufatto e si può fare. Ma basta chiacchierare, andiamo subito alla ricetta, molto semplice. Bicchierino, accendiamo la nostra bilancia. E per fare la nostra simil, o quantomeno, naturalmente poi vi serve uno strumentino per mescolare, un bastoncino o un pennello, io non so cosa userò. E allora prendiamo, mescoliamo bene il nostro flatting. Ok. E naturalmente quello che viene fuori è una vernice, è una, sì, una colla, un collante non irritante, perché non contiene nessun tipo di solvente aggressivo al proprio interno. Allora, quindi anche se ci sporchiamo le mani per intenderci, non succede nulla. Mettiamo 25 grammi di flatting. Se riusciamo, perfetto. Riazzeriamo, così a voi rimane impresso il numero. 10 grammi di Vinavil, avete un margine fino a 15 grammi. 10 grammi, perfetto. A questo punto non vi rimane altro che mescolare velocemente e chiudere all'interno
di un barattolo. Io non l'ho mai conservata per lungo periodo, l'ho sempre usata lì per lì, però credo possa essere conservata abbastanza a lungo se ben tenuta, chiusa, sigillata come una normale colla. Si presenta quindi così, adesso vi faccio vedere, togliamo la bilancia, si presenta come una colla biancastra, vedete? Con una consistenza liquida ma cremosa nello stesso tempo. Più Vinavil metterete, più corpo avrà questa colla, però ripeto, non superate mai i 15 grammi per i 25 di flatting, perché sennò poi diventa troppo dura e poco spalmabile. Bene, preparatevela, mettetela tra i materiali, perché a breve faremo vari video con il suo utilizzo. Avete visto? È semplicissimo fare questa colla. Molte volte basta invece un pochettino di creatività e conoscere leggermente i materiali per poterle creare di nuovi o, quantomeno di similari a materiali che non riusciamo a reperire con facilità. Spero che questa colla vi piaccia, la proveremo insieme in un prossimo video in cui, udite, trasferiremo un'immagine attraverso l'utilizzo di questa colla. Vi ho dato l'anticipazione, ora fatene buon uso. Cliccate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, condividetelo in modo che Arte per Te possa espandersi e farsi conoscere sempre di più, e commentate per farmi sapere cosa ne pensate, se vi piace come idea, se vi piace la mia ricetta o se conoscete altre ricette o altri luoghi dove è reperibile la Mod Podge originale. Questa cosa mi interessa moltissimo. Bene, io vi rimando al prossimo video che non tarderà ad arrivare. Da Umbretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!